Massimiliano Sampolesi, nuovo acquisto della Castelfrettese, cosa ti ha spinto a vestire i colori biancorossi? Allora, guarda, sono contento della mia scelta perché comunque, guarda, io mi baso tanto sulla prima impressione, quindi quando ho parlato con te, con il presidente, col mister, il primo impatto è stato subito positivo, il progetto ambizioso, so che si lavora bene, quindi questo per me è importante e quindi l'obiettivo è proseguire, insomma, quanto di buono ho fatto l'anno scorso con la vittoria del campionato. Sei un giocatore duttile, in grado di svolgere più ruoli, parti come esterno, ma ti sei adattato anche laterale destro di difesa, trequartista, esterno offensivo. Quale ruolo prediligi? Allora, guarda, negli ultimi anni ho fatto molto l'esterno, però insomma, essendo molto duttile, riesco ad adattarmi, insomma, ad ogni esigenza che avrà il mister e sono a completa disposizione per la squadra. Lasci la Jesina dove sei stato per 3 stagioni, sfiorando anche la Serie D nella finale playoff contro l'Atletico Ascoli. Cosa ti porti dietro da questa esperienza? Ma allora mi porto degli anni positivi, sicuramente mi dispiace per come è andata quest'annata e per come si è conclusa, insomma, l'esperienza a Jesi. Però comunque Jesi rimane una grande piazza e auguro il meglio, insomma, per quest'anno che viene. Sei cresciuto nei giovanili di Ancona, hai un curriculum importante alle spalle, con esperienze anche tra i professionisti con Forlì e Alessandria. Quali sono le tappe che ricordi maggiormente della tua carriera? Guarda, gli anni sicuramente di Forlì sono stati bellissimi perché comunque ho vinto un campionato di D, poi dopo ho fatto il primo anno di professionismo lì e lì, a parte proprio il calcio, è stato bello ambientarsi, insomma, in quella realtà dove sono stato quasi 3 anni, quindi quello è uno dei ricordi più belli a livello anche umano. A livello calcistico ti direi l'Alessandria perché lì si fa calcio veramente. Ho giocato con grandi giocatori e ho veramente imparato tanto, quindi quella è l'esperienza che mi rimane di più. Ritrovi mister Gianluca Fenucci, con cui hai condiviso un'esperienza ai tempi della Biagio Nazaro, vincendo con un gol tuo anche decisivo una Coppa Italia. Dopo diversi anni collaborerai di nuovo con lui. Sì, col mister non ho lavorato tanto perché comunque quell'anno ero arrivato a metà stagione. Però sì, insomma, ci siamo tolti delle soddisfazioni e l'ho incontrato da avversario in questi campionati nel corso degli anni e insomma, anche parlando, gli ho dato la mia disponibilità, come dicevo prima, per aiutare il gruppo, per cercare di aiutare anche i giovani e anche a livello, insomma, di campo, di ruolo in campo, dove avrà bisogno, insomma, cercherò di dare il mio contributo. Non hai quasi mai frequentato la promozione, a parte una brevissima esperienza qua a Dorica Torrette. Cosa ti aspetti da questo campionato, tu che hai fatto sempre categorie e palcoscenici superiori? Ma allora, guarda, mi aspetto un campionato tosto perché comunque è vero che non l'ho fatta mai, ma so i giocatori, conosco i giocatori che ci sono e sicuramente sarà un campionato tosto. Anche quest'anno, insomma, si è dimostrato un campionato con piazze come Chiaravalle, Civitanova, quindi piazze importanti che nel corso degli anni sono scese anche di categoria, quindi sicuramente sarà tosto e impegnativo, bisogna lavorare bene già da agosto. Sarai uno dei giocatori più esperti di un gruppo, di una matricola proveniente dalla prima categoria. Sei pronto a mettere la tua esperienza, al servizio dei compagni? Sì, come ho detto prima, insomma, ho sposato questo progetto perché mi piace anche lavorare, insomma, con i giovani, anche se io ancora non sono molto vecchio, però insomma. Mi piace aiutare i ragazzi più giovani e come ho detto prima sono a completa disposizione anche col mister, insomma ci siamo parlati per cercare di aiutare in campo ma anche fuori i ragazzi ad affrontare questo campionato, crescere anche nel corso degli anni. Grazie.